Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Continuità col Movimento Sociale Italiano, sia dentro al partito della Meloni, al di là delle sue dichiarazioni e dei posizionamenti che ha avuto durante la campagna elettorale. C'è continuità nella base del partito, in molti degli eletti che non ne fanno nessun tipo di segreto, e nelle amministrazioni locali che Fratelli d'Italia amministra e gestisce. Quindi c'è questo tipo di continuità che però la Meloni durante la campagna elettorale ha tentato di negare in tutti i modi con queste aperture atlantiste. Sulla diffidenza dell'Europa, io non credo che sia il racconto degli italiani che anima la diffidenza europea, sono le cose che ha detto la Meloni che vuole fare. Perché se tu di fronte a un'operazione da 200 miliardi che dura per i prossimi 7 anni, come è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, tu dici che lo vuoi stravolgere, sconvolgere, quindi fai correre il rischio non al tuo governo, attenzione, al tuo paese, cioè alle italiane, agli italiani, alle imprese italiane, agli enti locali italiani, di perdere quelle risorse, è del tutto evidente che l'Europa, che nel luglio del 2020 ha fatto un'operazione storica, però cioè quella... certo, però il caso di Elisabeth Borne è diverso. Io parlo dell'Europa in senso istituzionale, certo. In questo momento, cioè si diceva, Procaccini diceva, no, siamo noi che instilliamo nel nostro modo di ragionare sul governo che verrà il dubbio che la Meloni non sia all'altezza, e l'Europa raccoglie queste cose. Non è che noi stiamo facendo pubblicità negativa alla Meloni, sono cose che sono state dette in campagna elettorale che tutti noi temiamo possano avvenire e che l'Europa e anche noi, Partito Democratico, opposizioni, una larga parte dell'opinione pubblica italiana, temiamo che vengano realizzate, perché avrebbero conseguenze devastanti, ripeto, non sul governo ma sul paese, perché questa cosa del PNRR non è una cosa che dura un anno, non è una misura temporanea, è una misura che dura 7 anni, è chiaro, che ha però come obiettivo benissimo di fare una leva del paese. È chiaro. Poi, questo argomento sul tema sul della tema... Borne, io credo che vedendo cosa sta succedendo sui diritti delle donne in paesi governati da amici della Meloni, la Borne abbia rappresentato, non ho letto specificamente la dichiarazione, ma abbia rappresentato una preoccupazione da leader donna nei confronti dei diritti delle donne, cioè europee. Cioè il legame con la Polonia, c'è un tema sovranista in Europa rispetto ai diritti delle donne, e non solo ai diritti delle donne, che è esploso in tutta la sua veemenza in Ungheria, ok? Rispetto alla quale, secondo me, se una premier donna di un paese europeo avanza un dubbio, una preoccupazione, fa bene, perché non è che è un'invasione di campo nel lavoro di un governo, è la preoccupazione su un assetto di diritti che vanno continuamente difese, ha detto vigileremo, che vanno sentiamo l'Europa, un momento, facciamo parlare europeo, tutti però. Il Parlamento europeo ha vigilato a tal punto da avere fatto un'operazione su Orban che chi di noi avrebbe immaginato 2 anni fa che l'Europa su una questione di diritti sarebbe intervenuta in questo modo, togliendo delle risorse a Orban. Io credo che questo sia un grande passo avanti nella prospettiva di un'Europa unita, federale, di un popolo europeo. Chiaro. Salvatore Cavernavò, e poi volevo sentire Procaccini su...